E ciao a tutti amici, io sono Davide e siamo qui in questo nuovissimo video su YouTube. Sì, ho fatto delle accurate ricerche e questo signore, di cui non sto accusando, ci dice che questa è la voce di Giorgio Santiani. Dovrebbe avere Instagram, io non lo tengo, un DM. Avete sentito la voce? È identica. Come stai così? Esci la mano. È il catorgio di ogni video. È il catorgio. È lui. Che non è qualcun altro, perché forse questo è senza il microfono modifica in qualche modo la voce. Andiamo a leggere i commenti intanto. Ma no, aspetta qui. È veramente la sua voce. Vedete la faccia di Giorgio, c'è giocato, sì, bella faccia. E c'è questo qua. Guardate che ci dice. Questo potrebbe Ragazzi, essere bentornati sul in teoria. canale, sono Aureo. Ragazzi, porto un video molto diverso Ma dal solito. sentite. Per oggi, ragazzi, vi andrò a far vedere la faccia di Cicotobi, ovvero la di Lion. E dico che non è sicuro. È appunto niente. Vabbè, su Facebook. Sì, andiamo, dai. Ninjago. Allora, Cicotobi. Vabbè, non è così. Lo cerchiamo. Vedete, ha un amico che è Gino Pizzi, profilo Gino Pizzi, e non mi fa andare, ok. Vedete che qui è nel... Lui ipotizza che uno di questi tre potrebbe essere Chico. Tecnicamente potrebbe, perché non ti sto insultando se stai vedendo questo video. Bacio comunque. Grazie. Però. Questa cosa lo sapete tutti? Ah, pure lo faccio di ESP che non è questo manco, perché insomma, poi spiegherò. Ecco, vedete questa signora vicino a Mario? Signora. Questa tizia qua vicino a Mario, in questo video qua dove Lion è vestito da coniglio. Quella dicono che c'è. Non so se dice la verità, però potrebbe essere. Ovviamente ci mostrano il falso che già sappiamo, conosciamo. Intanto perché dico qualcosa del bambino è fake? Perché io Instagram una volta ce l'avevo, poi mi ha rotto un po'. Caspita, e l'ho messo. Mi arrivano sempre notificate. Ha postato stavolta Spigiochi. C'era lui. Da una parte Luca e da una parte Crypto. Almeno credo. Indossava maglietta della paperella gay. Crypto. E Spigio che ce l'aveva bianca mentre Crypto e Luca ce l'avevano nera. Si vede la faccia di Spigio che è bellissimo. Non qua sta cagata che ci fa vedere. Non so. Vabbè, già cagata lì, insomma, non so. La vera faccia di Zucrucco l'abbiamo già vista tutti. Vabbè, insomma, già cagata là che non sto trovando. Sempre se non sia lui, perché mi spavento, cioè, in una foto Instagram lo vedo diverso. E qui c'è un'altra cosa, Ecco. È impossibile, su Instagram è diverso. Non è possibile, è impossibile. Alex, ecco, non so che cos'è, però. Alex. Vediamo che ci esce, raga. Questo qua non li credete a questo WGF fan. In senso, questo qui.
Vabbè, poi si svela che fa vedere un topo, mi sa. Sto qui è Crypto. Perché? Perché in un video, non so se mi sa che si sta cambiando nome, eh? Perché non è un altro modo, spiego che... sì, quello lì. Perché queste immagini di... Dio santo, sanno che mi fanno... Io non mi lascio fare, ho paura. Non dico? Io non ti voglio insultare al ragazzo. Se sei un ragazzo, non so. Ma qui non c'è, cioè, so, forse tu non lo sai, ma quello non è Giorgio, ovviamente. No? Però io non ti voglio insultare. Quello è cripto almeno, mi sa. Perché l'ho visto in un'altra parte? Cioè, almeno mi pare. Perché in quella parte di video lo intervistano insieme a qualcun altro. E perché hanno voluto fare questa canzone che è diventata virale proprio per la gioia di tutti. E nulla ragazzi, il video si conclude qui. Queste erano teorie sulle loro facce, pensieri, e ci saluta questa bellissima ananas, inquietantissima pure, cioè non bastava la faccia di Spicio che mi ha pure vero falso, perché vabbè, ci vediamo in un prossimo video, ciao!